gli All Blacks adesso non lo sono per, perché gli All Blacks hanno un ricambio, tanti, hanno un ricambio anche nel rugby a 7, che è una roba incredibile, proprio veramente ogni anno ce ne sono di nuovi. Adesso comunque la Spagna nel rugby a 7 non si sa mai, perché la Spagna non gioca male, sicuramente parte sfavorita, però non si sa mai. E allora, prima penetrazione invece proprio spagnola al placcaggio di Fritz Lee, a proposito di All Blacks di rilievo, ma c'è Ona, c'è Stowers, Davis, Roll, insomma, siamo lì. C'è una nazionale, quindi rugby 7 che in qualsiasi altro paese partirebbe titolare, Nuova Zelanda sono costretti ormai a fare esibizioni, questo la dice lunga. Il buonissimo recircolo spagnolo chiede il pallone, suggerendo questo calcio, Matias e Tudela va a proteggere, a controllare l'uscita del pallone insieme a quella Gilles Racca, e la lancio in touch sarà quindi della formazione dei Modula Roma 7. Adesso vediamo come giocherà la Spagna in difesa e la Nuova Zelanda, adesso tranquillo, organizzato, adesso tiene il pallone, adesso partono, è la prima palla che tiene la Nuova Zelanda. La Francia non permette l'immediata ripartenza con Meridia, che va a bloccare immediatamente l'azione, il pallone comunque ancora in possesso della formazione in Ozenese, attenzione perché lo spazio ci sarebbe, il cambio di passo, l'incrocio, rompe il primo placcaggio, non il secondo con la sua penetrazione, Edwin Cocker, pallone ancora nelle mani Nuova Zelanda, l'aggressività spagnola, grande azione da parte di Pedro Martin che già ieri ha fatto due bellissime partite, scintille subito, attenzione, non stuzzicate, adesso questa adesso formazione ancora in maglia nera. Adesso c'è il giudice di linea, vediamo cosa è successo. Ma qui basterà un solo richiamo verbale, non v'è dubbio, non è successo nulla di eclatante. Giusto forse riportare immediatamente la formazione spagnola a una maggiore calma, e anche quella ospita. Spagna tra l'altro ospiterà quest'anno una tappa agli RB7 World Series per la prima volta, e nel 2008 ha partecipato per la prima volta alla competizione più importante del rugby a 7 nel 2008. Spagna che sta comunque chiudendo al momento la formazione neozelandese nei propri 22, l'unico modo per non prendere punti. Beh, sicuramente è ancora lunghissima perché è interminabile, però decisamente la Spagna è determinata, sta cercando in qualche maniera di limitare questi grandissimi giocatori. Il problema è che adesso c'è spazio e attenzione al cambio di passo, DJ Forbes prova a partire la gran difesa spagnola, costretto e ricacciato fuori dal campo da Negrillo e Tudela. Sì, perché DJ Forbes ha trovato Negrillo, che fisicamente c'è, guarda, è grande e grosso, e anche Negrillo. E quindi lancio in touch sarà spagnolo. Prova a contendere, pallone recuperato e giocato splendidamente bene dagli spagnoli, che provano sul fronte opposto, difesa già schierata. È impressionante questo spostamento laterale in un istante della formazione neozelandese, che adesso ruba palle, prova a ripartire, decisamente isolato, qui si rischia il tenuto e il recupero spagnolo, no, perché arriva come una furia Shevin Towers a pulire l'area, a conquistare il pallone. Adesso c'è spazio per la formazione dei Roma 7, DJ Forbes pronto a partire, il costretto invece, guarda che passaggio ragazzi, passaggio a una mano di 20 metri, incredibile. Adesso nel punto di incontro veramente gli spagnoli stanno facendo cose incredibili. Rischiano l'intercetto, cioè lì in avanti. La Spagna sta mettendo in difficoltà, eh? Eh sì, nel punto di incontro giocano molto bene, riescono ad andare in pochi giocatori e riuscire a mettere in difficoltà l'uscita veloce della palla, per cui non lasciano i neozelandesi spostare tanto il pallone, per cui attaccare gli spazi con queste gambe e con questi fisici che sono veramente difficili poi da fermare. Stowers cerca di guadagnare qualche metro per avere la corsa rapida, buona invece la chiusura di Diego Alvarez,
Occhio, cambio di passo, fulmineo, un placcaggio rotto, 2-3 ancora in piedi, la corsa straordinaria di Mike Davis rompe tutti gli schemi. Davis ha seminato tre quarti del 7 spagnolo, qui c'è forse un avanti volontario, così invece non è segnalato dall'arbitro, pallone quindi recuperato dalla Spagna che potrebbe ripartire, sta salendo invece la formazione neozelandese a chiudere tutti gli spazi, un calcio quindi che mi libero del pallone, meglio di così non posso fare, ma e c'è il... un fallo stupido, eccolo qua. Non ha nessun senso una cosa, soprattutto anche nel rugby a 7, la palla che lo recuperava sicuramente il giocatore che era nella profondità dà la possibilità ancora alla Spagna di venire nel campo della Nuova Zelanda. Ho visto tre follie di questo genere nella finale scudetto tra Viadana e Treviso, andare a fare fallo sull'uomo che aveva appena calciato. Un solo giallo, un richiamo e un... Ricordo ancora, hai fatto una cosa troppo stupida per ammonirti. Io ne ho viste anche... giallo ci stava tutto forse, che dici? Io ne ho viste tante anche nella prima semifinale. Non volevo ricordarti quella cosa, Umberto. Però non sono state né sanzionate. No. Ogni volta mi fai star male, anche adesso sono bello a Roma, che ho bevuto la birra e tutto. Dai, che è stata una stagione straordinaria. Sì, dai, sicuramente una stagione positiva. Forse ci eravamo un po' illusi di arrivare fino in fondo, illusi giustamente per i risultati e per il gioco che avevamo, però dai, alla fine avrei fatto la firma dopo la sconfitta col Venezia in casa, sì. Che c'eri tu ogni volta. Come è cambiata? Io ho visto un Rovigo disastroso, ma mentalmente. Un'altra squadra, dopo... La tosta è stata dura. Sì, penso che il nostro punto di non ritorno è stato con il Venezia, e dopo tre giorni dopo siamo andati a Parma e abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto una partita veramente con l'orgoglio e col cuore, e da lì la stagione, dopo anche la Coppa Italia, sebbene abbiamo perso la semifinale col Petrarca, comunque abbiamo fatto una buonissima Coppa Italia, e da lì in poi è stato veramente un crescendo di risultati e un crescendo soprattutto di gioco. Non ti hanno fatto sindaco? No, ancora, avevo perso un po' le notizie. No. No, ci sono ancora più responsabilità, sindaco. Beh, non so quante di meno da fare l'allenatore. Oddio, mica lo so, Allora, torniamo a concentrarci sulla mozione neozelandese. La corsa questa volta è quella buona, il tuffo sulla bandierina, dobbiamo aspettare, sì, si alza il braccio dell'arbitro con il tuffo di Sherwin Stowers, che tra l'altro prende anche una bella botta. Grandissima accelerazione all'esterno, interno, esterno. Sai che forse, ma non so, vabbè, non c'è il TMO, comunque siamo lì adesso a vederla se era meta o non era meta. Comunque grandissima azione, mamma che velocità. Ecco, riproposto anche frontalmente il cambio di passo, meta. Abbiamo il TMO, Franco Venditti ha trovato la camera giusta. Perfetto, meta. Allora si chiude qui il primo tempo, avrebbe da dire solo 5-0 per i Modula Roma 7, ovvero sia la formazione neozelandese contro la Spagna. Ho visto qui a Roma fare poi secondi tempi devastanti, visti in chiave avversari, dai Roma 7 sugli avversari. La Spagna sa che sarà durissima adesso, certo puoi solo correre. Sì, però avevamo visto già la Spagna che era organizzata a rugby a 7, che era una buona squadra, che aveva dei buoni elementi anche fisicamente adatti per questa disciplina, e lo dimostra in questa partita che è veramente difficile con dei giocatori di qualità tecnico-atletiche importanti, è lì che tiene la partita e non... fino alla fine rugby a 7, fino a che non finisce o hai 3-4 mete, se no sei là. Dall'altro, il Comitato Olimpico Spagnolo aveva fatto partire con un certo anticipo, poi rispetto all'inserimento vero e proprio del CIO nel programma olimpico del rugby a 7, per cui sono un pizzico più avanti rispetto ad altri paesi europei per la preparazione olimpica.